thank you Siamo arrivati al tempo del ripasso, del riepilogo. Cari telespettatori di Telegarda, cari amici di questa trasmissione, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto, perché mi sembrava opportuno, dopo alcune puntate, fare un po' il punto della situazione, riepilogare un po' quello che ho cercato di insegnarvi riguardo al modo di scrivere il dialetto. Io mi sono permesso già di scrivere qui, vedete alla lavagna, gli argomenti di cui ho parlato nelle precedenti puntate. Io ho parlato di accento tonico, ho parlato di accento fonico, <coughs> ho parlato di uso dell'apostrofo, poi di alcune particolarità e poi della metrica, specie per chi vuol scrivere in versi, la metrica è quanto mai importante e sapere alcune regole nel modo di scrivere mm, risulta eh, importante, come ho detto, per dare musicalità ai versi. Allora, incominciamo dall'accento tonico e dall'accento fonico. Attraverso tre parole io ho la possibilità già di spiegarvi, di ripetere queste cose. Incominciamo con questo primo, è un verbo, una forma verbale, ciapentelo. Io potrei pronunciare ciapentelo, 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 ciapentelò. Chiaramente la pronuncia corretta è ciapentelo. Allora, l'accento tonico quindi cade sulla E, ma non è ciapentelo, è ciapentelo. Quindi io devo innanzitutto, vedete, indicare in questo modo il luogo, la lettera su cui cade l'accento della voce e indicare che qui la E è chiusa. Quindi ciapentelo vorrebbe dire prendiamolo. E qui portela. Portela, cioè porta questa cosa, portala. Vedete, l'accento tonico è sulla O ed è un accento fonico chiuso. Portela, in realtà, vedete mi sono sbagliato, non è portela, è portela, quindi accento aperto. Vedete che nonostante la mia attenzione è facile sbagliare, quindi portela, accento tonico sulla O, ma è un accento fonico aperto. Questa parola però mi dà la possibilità di farvi vedere come cambia la portela, una piccola porta. Portela, vedete, accento tonico sulla E, però è accento fonico aperto, quindi portela. Quindi vedete, attraverso queste tre parole, io ho avuto la possibilità di ripetervi, di riepilogare, di ripassare delle nozioni riguardanti l'accento tonico e l'accento fonico. E questo era il primo argomento che ho sviluppato. Passiamo adesso al terzo argomento, perché ho detto accento tonico e fonico, li ho visti attraverso queste parole. L'apostrofo e qui vi metto una frase. Ciapa il balon Ma ve ne metto ancora un'altra, va là, leva il stupal. Allora, ciapa il balom, leva il stupal. Ecco, voi vedete, solito discorso: ciapa il balom, la A e la E, cioè questo benedetto scontro che provoca la caduta della E, e al posto della E. Quindi, ciapa il balom. Qui sarebbe opportuno mettere un accento fonico chiuso, balom, non balom, che indica anche l'accento tonico. Ecco la seconda frase, frasetta anzi, anzi non sarebbe la frase, si chiamerebbe periodo. Eh? Leva el stupal, anche qui vedete la A e la E, scontro, si cancella la E e si mette l'apostrofo. Leval stupal. Stupal qui metterei un accento tonico sulla A per dire che appunto si dice stupal e non stupal. E qui siamo appunto al secondo argomento, al terzo argomento, scusate, quindi accento tonico, accento fonico. Quindi apostrofo bisognerebbe dire elisione, quindi uso dell'apostrofo Arriviamo adesso alle particolarità. E qui vi ho già accennato precedentemente l'uso del verbo essere e del verbo avere. Allora, a, egli ha, voce del verbo avere, hm? qualcuno scrive a così. Anzi, eh, bisognerebbe, bisogna accentarlo per distinguerlo appunto dalla... Preposizione a, quindi lo accentano, ma la stessa cosa è O, che molti scrivono O, accento fonico aperto. Poi c'è il problema del go, oppure go, il verbo essere, ghe, oppure. Ghe. Ecco, qui ho sempre detto, quando si parla, bisogna che uno che si accinge a scrivere, naturalmente pensando di farlo spesso, deve prendere subito una decisione. O queste forme qua o queste forme qua. Ma mai una volta questa forma, poi un'altra forma, una volta scrive A così, una volta scrive A così? Una volta scrive Go, così, una volta scrive Go. Ecco, bisogna subito all'inizio decidere qual è la scelta definitiva del modo di scrivere, la grafia. Un'altra particolarità mh, è quella dell'SC. Sciapada. Scioda. Insomma, scioda dalla sedia. Scet. Ecco, vedete che qui viene spontaneo leggere, specie per una persona che non conosce il dialetto, legge sciapada, scioda, scet. Allora, come si fa per far capire che le due lettere vanno lette distintamente? Eh, bisogna metterci un trattino. Oppure qualcuno mette l'apostrofo, ma generalmente si usa mettere il trattino. Quindi mi raccomando, quindi quando c'è il gruppo SC eh, bisogna, per pronunciare non SH ma SC, bisogna metterci una lineetta fra le due lettere. Passiamo adesso ad un'altra particolarità. Alla C finale. Bosch lac. Zoc, Foc, e qui non dico, ecco, allora, Bosch, Lac, Zoc, Foc, Biroc, no? Questo si legge Biroc. E allora, come faccio? Qui è Bosch, Lac, Zoc, no? Qui il suono è duro. Allora, io generalmente uso aggiungere la lettera H. Qui no, perché non è biroc, devo pronunciarlo con la C dolce, quindi biroc. Quindi mi raccomando, anche qua, con alcune parole che hanno la C finale, se volete che la C sia una C dura, eh, una C, metteteci appunto una H. Poi nelle particolarità, non so se vi ricordate, abbiamo parlato dei toponimi, dei nomi propri. Dei nomi geografici, dei termini moderni, come li scriviamo? Come sono in realtà? C'è cioè un, un nome, un cognome, so, Bombardelli, Samuelli, che noi pronunciamo Bombardelli, ho visto passare il Bombardelli con una L. Lo scriviamo con due o con una? Se devo scrivere Vado a Rovereto, Vago a Roveredo, o scrivo Vago a Rovereto? Vago a Bolognam o vago a Bolognano. Anche qua, a mio parere, vale la regola che ho detto prima. Dobbiamo decidere subito all'inizio cosa scegliere. La forma corretta, quella che troviamo Bolognano, troverò scritto sul, sulla tabella, bolognano o bolignam. Massone o massom? Facebook, facebook o Facebook, come lo pronuncio? Ecco, anche qua, ripeto, sta, lo stivo, mi viene in mente lo stivo, lo stif, sono sul stif, eh, sul monte stif. Ecco, stivo o stif? È chiaro che se scrivo stif, devo usare lo stesso, stesso modo per altri toponimi. Quindi mi raccomando, sull'uso dei toponimi, nomi geografici, nomi moderni, cognomi, eccetera, eccetera, ecco, decidete subito quale forma usare. Poi, vi avevo parlato dei raddoppiamenti, raddoppiamenti. Per esempio, prendiamo la parola arches. Ecco. scriviamo con due S o con una? Paes. Con due o con una? Paradis. Con uno o con due? Jazz. Ecco, vedete che di solito questo problema del raddoppiamento delle lettere lo abbiamo o con la S o con la Z. Jazz. Piazza. Ecco, mentre piazza, sentite che un suono non è proprio così duro. Quindi piazza potrebbe essere scritto con una Z, ma Jazz... Il jazz dà proprio l'idea di un suono forte, duro, e quindi converrebbe converebbe scrivere con due Z. Anche per le altre parole, arches, paes, paradis, non paradis, paes, arches. Questo, vedete, l'uso del raddoppiamento è importante ai fini della conoscenza, o meglio, della pronuncia corretta delle parole dialettali. Quindi raddoppiare una lettera significa appunto facilitare la pronuncia di quella parola, quindi ai fini della pronuncia. E questa è la particolarità dei raddoppiamenti. Poi ho accennato al problema hm, di quando c'è la virgola e magari si dovrebbe mettere l'apostrofo. E qui vi scrivo subito. intant che scrivevo ho sbagliato intanto che scrivevo il il cagnott virgola che sbagliava il ma fat scriver bisi per fave ecco qui Intanto che scrivevo il cagnott che sbagliava e il mafat fat scriver bisi per fave. Ora, voi vedete che qui, ne ho parlato proprio prima, c'è la o e la e. Secondo la regola che vi ho accennato prima, dovrebbe cadere la e e mettere l'apostrofo. In realtà prima c'è una virgola. E in questo caso la virgola non solo ti obbliga ad una pausa per cambiare anche l'espressività, perché le virgole... So, servono appunto per facilitare una lettura espressiva. Allora voi capite che se io leggessi senza virgole, «Entan che scrivevo il cagnott che sbaieva il mafat scriver bisi per fave, se non metto virgole, automaticamente cadono tutte quelle... Cade la E. «Entan che scrivevo il cagnott, ma io devo leggere in un altro modo. «Entan che scrivevo... Pausa. Hm? automaticamente non posso più partire con un L, L. devo dire, intanto che scrivevo, il cagnot, virgola, che sbaieva, qua chiaramente cade, non c'è virgola, mm? ma qui c'è la A e la E, anche qui la E non cade perché c'è una virgola che mi fa fare una pausa. Intanto che scrivevo, il cagnot che sbaieva, il mafat scriver bisi per fave. Quindi, se voi trovate una virgola, fra due vocali, fra due parole con il famoso scontro fra due vocali, sappiate che la virgola non fa elisione, non fa attuare l'elisione. Bene. Questa è la penultima nozione particolare. Adesso arriviamo all'ultimo elemento. Spero di essere nei tempi e quindi Ho, facciamo bene perché se no qua i miei telespettatori ho letto su de giornale purtroppo il verso è un po' lungo non ci sto ma faccio così ho letto su den giornale se propri no le bale ecco cos'è la metrica e chiudiamo per non essere troppo lunghi ecco la metrica è il conteggio delle sillabe del verso se noi proviamo a conteggiare o let su den giornale sentite che le sillabe sono sette. vediamo se chi ha scritto questi versi ha mantenuto una uguale metrica cioè una stessa misura se Pro, pri, no, le, ba, le. Ecco, in questo caso vedete che i due versi sono uguali riguardo alla misura delle sillabe. Ecco, vi ho detto in una precedente lezione che bisogna stare attenti all'uso dell'apostrofo, perché se per esempio io, invece che dire de, n, mettessi la e, perché questo apostrofo vuol dire che è caduta una e, se io mettessi qui ho let su de en giornale, automaticamente sentite cosa succede. Ho let su de en giornale, diventano otto sillabe, quindi la metrica è tutta scorretta. Quindi mi raccomando, l'uso dell'apostrofo tenetelo presente appunto ai fini di una metrica corretta. Detto questo, io non vi dico questa sera i dieci vocaboli, perché appunto vi ho già... Così non dico annoiato, ma insomma, vi ho già riempito la vostra serata di regole e nozioni grammaticali. Ne parleremo alla prossima puntata. Vi ringrazio, vi saluto per l'attenzione. Spero di rivedervi sempre più numerosi e ricordatevi, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci.